Qui Kerrot ha visitato Euroluce, il salone biennale internazionale dell'illuminazione, all'interno del Salone del Mobile di Milano. Con 450 espositori, di cui il 50% stranieri, ad Euroluce 2017 abbiamo selezionato per voi i brand più interessanti. Euroluce, le migliori proposte del mondo dell'illuminazione. Condalini è un'azienda che ha compiuto 20 anni l'anno scorso, ha fatto un percorso artistico piuttosto particolare, ha avuto i suoi successi alla fine degli anni 90 per poi confermarsi negli anni 2000 fino a giungere oggi. Oggi a questa edizione di Euroluce assistiamo alla vera trasformazione dell'azienda con una nuova collezione e una linea di prodotti che vuole affermare il percorso fatto dal 2010 in poi. Questo percorso ha come linea guida della conduzione artistica un ritorno del passato nel presente. Con questo voglio sottolineare il fatto che o noi ci riferiamo a un percorso artistico riferito al passato, oppure utilizziamo delle materie del passato con un tocco del presente. Per esempio possono essere vetri che, come la lampada che vediamo alle nostre spalle, che derivano dal passato, venivano utilizzati per delle finestre, erano dei vetri, passatemi il termine, anche un po' ignoranti, e oggi invece vengono utilizzati con grande eleganza, piuttosto che la ceramica, piuttosto che ancora un altro tipo di vetro, o materiali come l'ottone, il rame e il nickel. Quindi l'idea è quella di non buttare via il passato per necessariamente andare avanti, guardare il futuro e diventare futuribili, ma mettere insieme il passato con il presente. La collezione ha suscitato grandi entusiasmi. Ovviamente quando si presentano tanti prodotti si incontrano, se ci si indovina, gusti diversi. Sicuramente Nami, che è qui alle mie spalle, ha avuto un grandissimo successo, ma anche Minimal, che è questo prodotto che abbiamo scoperto al Salone Satellite l'anno scorso, di un giovane designer messicano, ha avuto un riscontro enorme. Questo mi fa particolarmente piacere perché Kundalini è molto molto attenta ai giovani, perché nella nostra visione delle cose il brand è importante, quindi il brand designer è importante, ma è importante il prodotto, perché noi siamo un'azienda di prodotto ed è molto gradevole poter dare soddisfazione anche a dei giovani designer.